la mia review di oggi sarà sugli ombretti Dusty Cushion della Wycon. Non so se dice cushion. E sono degli ombretti in crema, ma in realtà sembrano quasi mousse. Sono super super cremosi, però non sono tipo, ad esempio quelli della Pupa sono più polverosi rispetto a questi. Quelli vecchi quelli della linea che c'è di solito, non limited edition, sempre della Wycon, sono più liquidini. Questi invece sono una via di mezzo, appunto, e sembrano quasi più mousse, proprio perché non sono né liquidissimi, ma neanche cremosi, tipo un eyeliner o tipo un paint pot della MAC. È una texture diversa. Mi interessa spiegarvi il fatto di questa cosa qui, perché è un ombretto che secondo me è difficile da utilizzare, ad esempio col pennello. Adesso ve li faccio vedere e poi dopo vi faccio anche vedere l'utilizzo con dita e pennello, così capite cosa intendo dire. I colori usciti sono 8, sono tutti ispirati alla terra, quindi abbiamo tutti comunque ombretti sul marrone o comunque colori terreni, non c'è niente di azzurro, verde o viola. E il prezzo è di 8,90 €. Questo è il numero 1, champagne. Numero 2, rosa perla. Praticamente sono simili come intensità di colore, uno però è più sul color appunto perla champagne e l'altro invece è più rosa. Numero 3 è un bronzo chiaro, non è scurissimo. Numero 4, melanzana, appunto è un color viola, non è super mega omogeneo e è anche leggermente meno metallizzato rispetto agli altri, come potete vedere, e vedete che non è proprio al 100% omogeneo il tratto. Numero 5, bronzo ramato. E è un bronzo molto caldo con all'interno dei micro glitterini color oro. Numero 6, cioccolato. Come potete vedere è un marrone scuro abbastanza classico. Ha dentro dei micro glitterini color oro, però meno evidenti rispetto al rame che c'è qua sopra. Numero 7, oro antico. Più che oro sembra quasi una via di mezzo tra un bronzo e un verde, un verdone, con dei piccoli riflessi glitterini oro. Questo è il mio colore preferito. Ed infine il numero 8, tortora scuro, che come potete vedere è appunto un marrone tortora, un marrone molto freddo, molto scuro. E questo non ha glitterini, non ha niente. Questi quindi, ragazzi, sono tutti i colori. Un po' sulla mano, un po' sui peli. Sono appena andata a guardare sul sito perché stavo cercando quanto prodotto c'è dentro, in quanto non c'è scritto qui. E non sono riuscita a trovarlo, quindi non so dirvi quanto prodotto ci sia dentro, però ad occhio e croce ci dovrebbero essere circa 4 grammi di prodotto, più o meno come quasi tutti gli ombretti in crema. E ho anche notato che sono scontati a 6,90 invece che 8,90. Si vede che, dato che è un'edizione limitata, probabilmente la finiscono e quindi fanno gli sconti in questo momento. Comunque, le andiamo ad applicare sugli occhi. Dall'apertura durano 18 mesi. Io li ho aperti da più di 2 mesi, sono ancora tutti cremosi, nessuno si è seccato, cosa che spesso succede con altri ombretti e che io odio, con gli ombretti in crema. Infatti vi dico sempre, mi raccomando, non compratene troppi in generale, perché dopo un po' tendono a seccarsi. Quindi magari voi impazzite, scegliete uno o due colori massimo che vi piacciono, soprattutto per le edizioni limitate, perché altrimenti vi ritrovate poi dopo, magari dopo 6-7 mesi, con i prodotti secchi, cosa che non si può mai dire ovviamente quando un'edizione limitata, perché non possiamo aspettare 8 mesi altrimenti non c'è più l'edizione limitata. Comunque, li vado ad applicare e come vi dicevo, col pennello si fa fatica ad applicarle. Vi faccio vedere. Anche prendendo, cioè io ho provato con tutti i tipi di pennelli. Prendo un pennello, questo qui è un pennello sintetico. Prendo un colore qualsiasi. Anche se io lo metto dentro, vedete che non è che resti tantissimo prodotto sul pennello. E anche applicandolo, vedete che sia che io pressi, sia che io tiri, prendo e diciamo che si fa proprio fatica. Oh, volendo si riesce, però secondo me è una perdita di tempo, perché invece con erditino prendo un po' di prodotto sul dito, lo vado ad applicare, io faccio dei piccoli tocchi, vedete com'è subito più intenso? Io preferisco appunto non tirarlo avanti e indietro, ma picchiettarlo, in questo modo si posiziona bene il prodotto e poi a seconda di quanto lo voglio intenso faccio più passate. Faccio la stessa cosa dell'altra. Dopo, ovviamente, dopo averlo messo in modo intenso, potete col pennello andare a rendere più soft la parte esterna,
Quindi diciamo che a me cioè, funziona il pennello per sfumare, ma non funziona tanto per applicarlo in modo intenso. Siccome sono super intenso applicate con le dita, mi sembra uno spreco andarle ad applicare col pennello perché comunque si otterrebbe un risultato molto più slavato. E invece così vedete che si riesce ad avere tutti e due gli effetti. Vi faccio vedere anche con un altro pennello. È un pennello da sfumatura. Vado a prendere l'altro colore. Faccio vedere anche qui. Vedete che non è che venga via molto bene, non è che, cioè, è difficile proprio con il pennello, secondo me. Quindi anche in questo caso prendo il ditino e vado ad applicarlo dove mi interessa avere il colore più intenso, quindi in questo caso nella parte esterna. Io lo applico in questo modo, in modo che sia bello intenso, e poi col pennello posso andare a sfumare. Se volete applicare una riva inferiore non potete andare con le dita, dovete andare per forza con un pennello e allora dovete andare un po', come vi ho detto prima, un po' a step. Quindi quella è l'unica pecca, il fatto che non essendo super mega intensi col pennello, soprattutto nella riva inferiore, dovete procedere un po' piano piano alla volta. Quindi questo è un trucco semplice, ho usato due colori sopra e un po' di marrone sotto giusto per avere un po' di definizione, però vedete che anche solo con due colori e comunque in fretta, perché come vi ho detto, meglio usare le dita e poi al massimo soltanto alla fine andare un attimo a sfumare, si riesce subito ad avere un trucco veloce e completo. Li potete usare da soli come trucco veloce, come ho fatto io oggi, quindi con due colori, se non avete tanto tempo, non avete voglia di usare tanti pennelli, non avete voglia di andare a mettere un prodotto sopra l'altro, perché comunque sono a lunghissima tenuta. Quindi una volta che voi li mettete e loro si asciugano, restano belli intensi. Se c'è una giornata dove c'è particolarmente molta umidità, molto caldo, potrebbe essere che a fine serata siano leggermente sbiediti in alcuni punti, però a me di solito durano veramente senza problemi. Sono molto molto validi come durata. Se volete invece fare dei trucchi super intensi, degli smokey o qualcosa di particolare, li potete usare come base, soprattutto se andate ad usare i colori simili. Ovviamente se ci mettete sopra a un colore così il blu non diventa molto bello, però se fate ad esempio sopra questo un trucco con altri colori che possono essere appunto arancioni, bronzi, marroni scuri, diventa ancora più intenso e a lunghissima tenuta. I miei due colori preferiti e quelli che uso di più sono sono i due che ho usato adesso, cioè, se, infatti ho preso, no vabbè, ho preso quelli perché mi è capitato, però in realtà sono quelli che uso di più, soprattutto il color oro antico, quello che ho messo soltanto all'esterno, adesso l'ho usato in modo abbastanza leggero, ma mi piace utilizzarlo nella parte centrale, bello intenso, magari sopra ci metto due glitterini color oro e nella parte esterna invece sfumo un ombretto in polvere opaco, è molto bello, sono in generale i miei due colori preferiti. Quello che in assoluto non metto mai perché non mi piace è il color melanzana, che è il numero, sì, il numero 4, il color melanzana, come avete potuto vedere allo swatch non è intenso, quindi è più difficile da applicare e non ha un bel effetto come gli altri che sono invece colori pieni. Sicuramente i due che mi piacciono a me, i miei due preferiti, sono per le persone che amano un po' anche i glitter perché si notano i glitter all'interno, mentre gli altri sono metallizzati ma non hanno dei glitter così intensi. Il mio voto quindi per questo prodotto è rullo di tamburi 8. Gli do 8 perché a me piacciono tantissimo, li sto usando veramente tanto, però c'è il problema che ovviamente sono difficili da usare col pennello, quindi se voi siete amanti del pennello e non riuscite a mettere gli ombrettini anche in crema con le dita, perché magari non so, avete il ditone gigante oppure siete un po' maldestre, non lo so. Ci sono persone che non amano applicare il trucco con le dita, questi non fanno per voi perché sono difficili da applicare appunto col pennelli. Per il resto sono veramente fantastici, tranne il melanzano, tutti gli altri set sono veramente belli, veramente intensi e poi anche da soli sono perfetti perché da soli fanno il trucco, quindi per chi non ha voglia, soprattutto adesso che fa caldo, di star lì a prendere palettine, fare cose, si fa un velo, si mette un po' di mascara come ho fatto io adesso, via, blush e ciao! Ragazze, un bacione!